Salve a tutti da Neon e benvenuti nel terzo episodio della giornata del Let's Play di Ultrasole e Ultraluna, o come detto da chiunque, Ultrasale. E abbiamo un Magnemite. Wow. Abbiamo chiuso l'ultima volta che abbiamo trovato un furfru. E l'abbiamo catturato ovviamente perché i furfru, come ogni cane, sono belli e carini. Fatemi un secondo solamente. Sì, scusami. Programma. Sto un secondo mettendo a renderizzare anche il prossimo video, giusto perché... Ma funziona o no? Mi si è buggato l'altro video? No! Mi si è corrotta l'altra registrazione, davvero? Wow. Questo è problematico. Sei 19.4. Ah no, che scemo. Oh, mi era preso un colpo pure che ci fosse se fosse corrotto l'episodio. Meno male non si era corrotto. Sono io che ho letto male le date perché OBS, che è il programma che sto utilizzando, salva i video come date e ho confuso la data del video che ho registrato. Praticamente stavo cercando di editare il video che sto registrando ora. Ah, madò, che fail! Meno male che non si è corrotto, sarebbe veramente brutto poi come cosa, perché non avrei nessun modo, dovrei editare il mio salvataggio per tornare indietro, ma non ho delle copie di backup, eccetera, eccetera. Adesso controllo un secondo che tutto il rendering funzioni, scusatemi se lo sto facendo ora però. Così, così, chiamiamolo bla bla bla. Ok. Tanto in ogni caso quanto abbiamo perso? 2 minuti, dai, nulla di grave. Mi si è bloccato il video, ok. Ogni tanto capita. Magnemite, già visto, pistola acqua, mandiamolo a KO. Ok. Vorrei catturare qualcosa di interessante in questa città. Dovevamo trovare un'abra come missione, e Abra è interessante da prendere, quindi è un buon Pokémon per vari motivi. Ok, qua prendo il Poké Relax. Questo parchetto qui sembra avere qualcosa di interessante, oltre che una piscina. Ma secondo voi... Ah, ecco, bisogno dell'amo. Quindi mi serve per forza la seconda isola. Un altro adesivo. La cosa che non capisco è che dicono, ah, vedi, questi adesivi aiutano a guidare chi... chi è a fare il giro delle isole. Ma no, in realtà, no. Perché che cavolo di guida... di che bisogno ha qualcuno di andare a vedere la tua piscina? Perché sarà la piscina di lui. Cioè, parliamone. Ultim Scale l'ha buttati così a caso, allora ok, ma... Machamp, ok. Ciao tizio. Sì, Machamp sposta i mobili costantemente. In sostanza, ok, queste porte qua sono finte. Gli amici dei Liam sono i benvenuti. Wow, Liam è una casa poco ma... mica male. Stavo guardando la cuccia con l'acqua e l'osso per Drifloon. Voglio un disegno di Drifloon che tipo tiene in bocca l'osso. Certo, dammi pure questi dolcetti, questi... Ah, i pan di lumi sono di sesta gen. Bacche? Non gliele posso rubare, eh? Peccato, non bacche arancia. Surf Mantine, questa è una nuova cosa aggiunta in Ultrasole. Aiuto. Lì le collisioni con gli oggetti erano un po' strane. Questa camera è totalmente chiusa. Questa è chiusa.
Questa è aperta sera di Lion, suppongo. Ed è piuttosto grande. Nulla con cui posso interagire. Coppe di ogni tipo. Sì, ha una... un adesivo. Ho quattro adesivi del dominante. Stupendo. Ma basta mettersi nel letto delle altre persone. Di cosa sa? Ok, è comodo e le lenzuola sono fresche. Va bene. Secondo me l'allenatore di Ultrasole e Ultraluna è tipo una sorta di psicopatico serial killer. Certo, siamo noi a decidere di mandarlo dentro il letto, però il fatto che lui decida di sedersi sopra ogni letto che trovi interessante, perché con certi oggetti, tipo che so, con il lampione non è che se clicchi a lui interagisce e fa qualcosa, lo fa principalmente con i letti, il che è un po' particolare. Curiamo un secondo i miei Pokémon perché voglio trovare quell'Abra, magari lo troverò più giù. Probabilmente finirò questo video verso le 7:40 circa e poi beh, fino alle 8 potrei, tanto in ogni caso mentre, perché devo fare due passaggi di rendering per via, in sostanza non so se vi ricordate nei primi due episodi avevo il quadratino nero in alto a destra che era quello del, diciamo, perché la finestra deve essere per forza rettangolare, la schermata inferiore è un po' più piccola e quindi lasciava quella sorta di rettangolo nero. E quello l'ho tolto con un sistema tipo green screen, diciamo. Sì, grazie. Ok. Tipo green screen. Il punto però è che perché funzioni devo fare due sorta di rendering. Prima renderizzo in cui aggiungo. Prima faccio un rendering in cui aggiungo lo schermo verde. Come lo raggiungo quello? Ah, ecco da dietro. E poi faccio un secondo rendering in cui metto l'editing, eccetera, eccetera, no? Con tutte le cose che servono. E quindi mi richiede, diciamo, il doppio del tempo, perché è piuttosto lento a renderizzare. Sarà che sono 30 minuti di video, però. E questo come lo raccolgo? Ma come ho fatto a vederlo il mio personaggio? Ok, lo vedo io, ma... Tra i competici del comune, ok. Magnemite, tanto cosa vuoi fare? Vuoi fare le strade con Magnemite? Stanno finendo le bacche, quindi le bacche vanno, le devono comprare. Ah, capisco. Ecco, finalmente qua c'è un comune, in tutte le altre città non c'è. Classica burocrazia. Più comunque. E un altro revitalizzante. Ok. Ti prego, ricopritemi di revitalizzanti. Povero più comunque. Devo aspettare dentro un comune per della burocrazia. Solo un secondo che mi soffio il naso, potrei fare il rumore abbastanza forte. Scusatemi, ma a differenza di Alola qui fa freddo, quindi... Fai il giro delle isole. Queste persone sono... Ridipingono... Ma che senso ha ridipingere un cancello una volta a settimana? Ok che può dirsi, ma salsedine, eccetera, eccetera, però ogni volta alla settimana ho una vernice assolutamente orribile. Che potrebbe anche essere, perché visto che deve essere... Data probabilmente da Smergle, non è che possono usare una vernice pericolosa per lui, però. Ah, i poveracci di Alola. Ah, ecco, abbiamo capito finalmente cosa fa il Team Skull, dato che non riusciva a fare niente in Sole e Luna. Ora si mettono a staccare adesivi. È meglio che niente, dai. Il tema è carino. Ah, voglio mettere Rockruff davanti. Perché ho bisogno di livellare un pochino Rockruff. E voglio usare Cuccagno. Dai, amico, che ti piglio schiaffi.
Sì, sarebbe senso per godermi la canzone. Assorbimento. Ok, quello potrebbe farmi del danno. Ma io rocco denti. E al prossimo capo. È interessante che Zubat abbia assorbimento, permette di avere un po' più di copertura. Qui c'ho l'11, ok. Young usa l'11. Stanno recuperando abbastanza in fretta, dai. 576, wow, mi avrebbe dato pochissimo, 200, mi avrebbe dato 238. Wow. La domanda è, come fa Howl a trovare gli adesivi del dominante se io glielo ho staccati? Quel debita... Oh, ok, non è coperto tutti questi HP, ma va bene. Sì! Voglio... Certo, non ho salvato altro, ma... Dubito che Liam sarà così forte da impedirmi di vincere. Usa Pokémon normali, quindi... Wow. Io non uso appunto. Ho un turno gratuito in cui posso andare di... Lag. Ok, no, non posso andare di lag, ma farò Cuccagna per un turno e poi mi dedicherò a mandare a capo il suo team. Cuccagna è molto buona perché raddoppia tutti i soldi che guadagno dalla lotta. Rogodenti. E una. Tentenna. E andiamo. Rogodenti. E due. Fulmi sguardo. Ottimo lavoro, Lion. Ma che posa ha? Sembra che tipo stai facendo box. Morso e vai a capo. Ha usato una pozione, ok. Onesto, onesto. Certo, è un po' facile vincere spammando pozioni, ma... Tenten, mordi. Addio, Yungus. Smergl. Ma... Lottiamo, dai. Non sappiamo che mossa possa avere. Quindi dobbiamo stare super attenti. Rogodenti perché... Rogodenti. Fogliame. Au, ho abbassato la difesa, quindi... Oh, l'ho scottato, molto bene. Non sopravvivo un altro fogliame di sicuro. Lui è più veloce di me, quindi andrà di sicuro di mossa di tipo... Andrà sicuramente a colpire prima di me. Provo a utilizzare grabbile e vado di... Fango sberla. Cura totale per togliere il problema di stato. Interessante. Mille bave per rallentarlo, essenziale. Ma ah, che noia. Va bene, fango sberla, allora, sì. Non posso resistere a un altro. Ok, mi tocca cambiare. Dovrei portare la vittoria a casa con un acquagetto, credo. Ah, eccolo lì. Quel fogliame è stato molto interessante come mossa. Grabbina 13, meno male. Oh, Cole morso finalmente, una mossa di colottolo buono. Possiamo togliere presa. Il 2640 è buono. Vuol dire che mi dà 1300 soldi prima. Ottimo lavoro, Grabbin. Smergl è stato più interessante prima di fogliame perché era più veloce di me.
sei merdato un po' che giuolo. Aspetta, qual era il punto? Cioè, c'è un punto in cui lo preferisce di più. È proprio sulla cima. A mezz'aria? Ah, di più sulla fronte, tipo. Ok. Vediamo un po' se... Pokegiolo? Vuoi? Lo vuoi? Vedete che non reagisce, com'è? Tieni. Bravo ragazzo. Hanno un po' cambiato perché tipo su Sole e Luna trovavi Liam al porto, poi c'era Team Skull che gli rompeva le scatole, lui se ne fregava, era molto più divertente come scena secondo me. Sette adesivi del dominante. La casa delle malasade. Rotom, che hai? Sembra sempre un pochino stanco, allora intanto devi cliccarlo. No, sono a posto. Qua probabilmente devi mangiare ai tuoi poco. Vabbè, aspetta, tanto vale andare a parlare con le persone. Aumentano l'affettività del tuo... Cioè, aumentano l'amicizia con il tuo Pokémon, però... Boh, non... Ok. Malcotta, sì. Allora, se non mi sbaglio ci dovrebbe essere una stazione di polizia. Che cos'è questo? Ah, il fotoclub. È quella nuova feature che hanno annunciato. È a forma di Rotom Dex? Sì. Un altro adesivo. Ne siamo a 8. Ok, non ce n'è uno attaccato alla macchina della polizia, lì sì che sarebbe stato interessante come momento. Polizia. Sto pensando a... Ora credo che posso passare perché la vernice non è più fresca. Ero riuscito ad asciugare, perché prima era fresca, al tempo che ho finito la lotta si è asciugato. E anche è vero che Liam era in quella zona, quindi magari ha tolto il cartello. Quindi magari non era fresca per nulla. Vabbè dai, andiamo a curare i Pokémon e voglio vedere un po' il distretto di polizia, la scuola di polizia. Purtroppo al momento le differenze sono comunque molto piccole. Non è poi così troppo diverso da Sole e Luna, hanno cambiato un paio di cosette. Già preferivo di più la scena del Team Skull che viene sbeffeggiato brutalmente da Liam, secondo me. No, what? Guardate, allora, guardate lì davanti a sinistra, faccio un passo, ne faccio un altro, ancora uno. Svaniscono! Pop. 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 Oh mio! Wow! Questo è molto brutto come cosa, non dovrebbe esserci una cosa del genere, questo popping è veramente fatto male. Ah! Quella persona... Uff. Ok. Possiamo anche sparire la vecchietta. Vabbè, dai. Ah, sì, dobbiamo andare fin dalla vecchietta a farla sparire, perché... Dobbiamo andare fino alla macchina della polizia. Cioè, guardate le persone che spariscono sul retro. Wow. Non lo commenti. Vediamo se magari riusciamo a trovare Abra. Abra sarebbe interessante. Oppure Furfru. Certo, più o meno la stessa cosa, suppongo. Vabbè, mo a dargli un bel rogo denti. Che noia, turbo sabbia. Ok.
Livello 14, è abbastanza facile, dai. Avrà della sabbia addosso probabilmente, perché è turbo sabbia, immaginavo. E credi so perché tipo non ti piace. Hai i dentini? Adoro i dentini. Vediamo un po' se faccio così. Eh? Ah, che carino. Che agita la zampetta davvero. Ok. Dai, riproviamoci un'altra volta. Anzi, da costato. Che carino. Ok, sei pieno ormai, vero? Ok, questo qui è l'ultimo allora. Una carezzina sul collo e via. Ok. Sì, ora la Venezia non è più fresca lì. Voglio andare a vedere il porto perché probabilmente ci sarà qualche altro adesivo. Quello ne metti. Come la raggiungiamo? Le MT sono sempre dentro delle ball gialle, una cosa importante da ricordare. Perché se le cerchi... Echeggia voce. Oh, wow. Ok. Nulla di grandioso, diciamo. Un Magnemite. Rogodenti. Mi ha fatto veramente super suono. Ma avevo mancato Rogodenti col 5%, davvero. Tristezza. Non aveva vigore quel Magnemite, quindi probabilmente aveva magnetismo o qualcosa del genere. C'è anche questa casetta qui che bisogna controllare perché forse non... Ok, questa zona qui non è accessibile. No, non pare accessibile questa zona purtroppo. Peccato perché probabilmente pensavo potesse contenere degli adesivi o altro. Ma è meglio così, almeno non mi devo scervellare di più. Tipo anche qua dietro credo che... Ah, qua dietro si può andare, quindi devo stare attento perché... Lì c'è un oggetto che non avevamo preso. Non vedo adesivi. Come lo raggiungiamo questo? Ah, da qui, ok. Oh, un abra, perfetto. Questo va catturato subito. Perché se no scappa, Velox vuole via. Il primo turno è ottimo. Dovrebbe catturarlo. Odio quanto perché ci metta così da tempo. Ok. Allora, Abra. Perché Abra è così buono da prendere? In generale. Perché... Perché tutto per due motivi. Uno perché diventa Alakazam, ovviamente. E Alakazam è potentissimo. E l'altro è perché Abra c'è suo sincronismo. E Pokémon con sincronismo, se messi per primi in squadra, hanno il 50% di ottenere Pokémon selvatici con la loro stessa natura. E per chi gioca competitivo vuol dire che è molto più facile ottenere i leggendari con le statistiche che vuoi. Tutti i Pokémon che ti vengono regalati avranno le statistiche che vuoi. Quindi in generale è molto comodo, veramente tanto comodo. Difatti... Abra è un Pokémon molto comodo per queste cose e genericamente
nelle prime settimane di quando esce un nuovo gioco Pokémon, finché non escono i chip, ma quello è un discorso a parte. Sto cercando il pennino che mi è caduto. Comunque, se dicevo, nelle prime settimane di quando il gioco viene rilasciato, genericamente si avranno sempre un sacco di Abra sullo scambio prodigioso perché molto, sono molto comodi per trovare Pokémon con le nature che vuoi. Parlando di Alakazam, è uno dei Pokémon più forti della prima generazione, probabilmente il più forte dopo Mewtwo. È di tipo psico, che come ho detto è un buon tipo. Ha 55 in HP, che è ok, è veramente basso. Ha 50 in attacco, che è orribile. 45 in difesa, che è molto brutta, vuol dire che è una mossa fisica tipo mandare a KO. Però è un attacco speciale di 135, che è forte, tanto. Una difesa speciale di 95, che è buona. Però è un po' basso di vita, quindi comunque se danno ne subisce. E una velocità di 120. È veramente rapido. Oltretutto, e sono due abilità base, sono piuttosto deboli, probabilmente perché era per evitare che Abra diventasse, che Alakazam diventasse troppo forte, perché ha sincronismo, che è in lotta in sostanza. Se ti avvelena non avveleni il nemico e così via. È molto utile per queste cose, ma al di fuori di quello non fa altro. Oltretutto non ti toglie neanche il problema di stato. Capirei fosse tipo una mossa che dice, ah, hai un problema di stato, un'abilità che tipo toglie un problema di stato e lo applica al nemico, tipo. Come si chiama? Psicotransfer di Latias, che in sostanza è una mossa che fa quello. Trasferisce i problemi di stato sul di Latias, sul nemico. Però no, non ti toglie neanche il problema di stato, per cui è un'abilità solo fastidiosa, diciamo. Un paio di Pokémon ce l'hanno. Umbreon la utilizza perché è l'abilità migliore che ha. No, grazie. Ok, dicevo. L'abilità molto buona di Alakazam è quella segreta che si chiama Magiscudo. E Magiscudo annulla tutto il danno che prendi, tutto il danno che prendi, a meno che non sia una mossa che, cioè, a meno che sia una mossa che fa danno. Quindi, per dire, ti bruciano, non subisce danno dal fuoco, dalla scottatura. Tempesta di sabbia, non subisce danno da tempesta di sabbia, sei avvelenato, non subisce danno dall'avvelenamento. Hai l'assorbisfera, fai più danno, ma non perdi vita dall'assorbisfera, è molto, molto buona come cosa. Perché ti dà un sacco di resistenza extra. Ti praticamente tutte quelle poche, tutti quei Pokémon che si basano su utilizzare punte, rocce, parassistemi, veleni, sono assolutamente inutili. Perché non ti riescono a fare danno nel tempo. E Alakazam è molto buono per questo. Oltretutto, se non mi sbaglio, Alakazam ha accesso a ripresa. Che è un'ottima mossa perché ti permette di recuperare metà vita istantaneamente, quindi contro i Pokémon Tank sei veramente forte. E come ciliegina sulla torta Alakazam una Mega, che perde Magiscudo, che è un po' brutto, ma cambia un po' di statistiche e ottiene traccia, quindi con traccia puoi copiare l'abilità del nemico. Il che è interessante, suppongo, copiare l'abilità del nemico è una cosa molto particolare, perché a seconda del nemico che ti trovi contro è meglio. Passa da una difesa di 45 a 65, quindi 20 punti in difesa. Ricordatevi che ogni Mega ha sempre 100 punti che guadagna. L'attacco speciale sale di 40 punti, quindi arriva a 170. 175 è veramente alto come attacco speciale. Fa veramente molto danno. La difesa speciale sale di 10 punti, quindi siamo già a 40 più 70 punti, e quindi sono 30 punti in velocità rimanenti, suppongo. Da 120 a 150? Sì. 30 punti, 150 è molto forte come velocità, è una delle velocità più alte del gioco. Infatti Mega Alakazam è una bestia. Trovarselo contro è brutto, perché se non hai un Pokémon con mossa di priorità, vai probabilmente a KO. Direi di portare Abra la ragazza che me l'ha chiesto e poi fermerò questo video e probabilmente renderizzerò il terzo. Anche se sul terzo potrebbe, l'audio potrebbe essere diverso, perché ho appena trovato una cosa e voglio provare se riesco a farla funzionare o meno. Se l'audio sarà uguale, capirete che non ha funzionato e non me la dirò neanche purtroppo. La ragazza che voleva Abra. Diecimila, oh, buono. Ok, quindi direi che ci salutiamo.
per ora, e ci vediamo al prossimo video che registrerò oggi, magari lo vedete il giorno dopo gli altri. Grazie, arrivederci, al prossimo video.